Sergio Mattarella, presidente, un siciliano di Palermo. Mille sono i legami che mi legano a Palermo. Ne ho già parlato in tantissimi video. Sergio Mattarella, presidente, è un uomo della Sicilia, un uomo di Palermo. Beh, il fatto è che gli amici mi continuano a dire: parlaci del nuovo presidente, parlaci del nuovo presidente. Sì, ma questa web TV on demand deve dire delle cose originali, non deve dire quello che dicono tutte le televisioni e tutti i giornali. No, la mia è, questa è una web TV del tutto particolare, una web TV del tutto particolare. Vedete qua, per esempio, Elena Ferrara, pittrice di Palermo, vedete? Tommaso Minini, attore del Piccolo Teatro di Milano, Camilla Fiorabe. E allora cosa devo dire io? Innanzitutto, il nuovo presidente Sergio Mattarella ha avuto un fratello, Piersanto, governatore della Sicilia, ammazzato dalla mafia. Questo è un meraviglioso biglietto di visita, meraviglioso biglietto di visita. Va bene, cari amici, è il numero uno questo qua. Egli è un cattolico, e il Movimento 5 Stelle ha detto che è contento di questo nuovo presidente, però dice lo attende al varco, lo attende al varco. Beh, Sergio Mattarella è un grande costituzionalista e egli è stato membro della consulta, la Corte Costituzionale, che sta lì vicino al Quirinale, e come membro della Corte Costituzionale, Sergio Mattarella è stato tra i giudici che hanno dichiarato la incostituzionalità del Porcellum, per cui l'attuale Parlamento, essendo stato eletto con la legge elettorale Porcellum, è anch'esso incostituzionale. Mi si perdoni, se dico queste cose, mi si perdoni tanto tanto, mi si perdoni, ma se devo dire qualcosa di originale, devo andare a sviscerare il problema fino in fondo. Allora, a me sorprende tanto che nessun programma televisivo, nessun giornale abbia evidenziato che il presidente Sergio Mattarella è stato eletto come presidente da un Parlamento delegittimato dalla stessa Corte Costituzionale, di cui Sergio Mattarella ha fatto parte fino all'altro ieri. Passi, passi, passi pure, passi, passi questa faccenda, passi, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. E poi veniamo all'altro punto. Sergio Mattarella non è un cattolico generico, è un cattolico credente ed osservante. Lo sanno tutti che va regolarmente a messa e, da quello che si dice, fa anche la comunione, si comunica. Ora c'è il Santo Padre, Papa Francesco, che ha detto che anche gli atei vanno in paradiso. Anche gli atei vanno in paradiso, l'ha detto Papa Francesco. Se gli atei sono dei bravi cittadini, anche se non credono in Gesù, vanno in paradiso lo stesso. Ora potrà succedere che il Parlamento presenti, cioè, vari delle leggi che poi deve firmare il presidente Sergio Mattarella, delle leggi che sono a favore degli omosessuali, che so, matrimoni, matrimonio tra due omosessuali, no? Matrimonio tra due, c'è tutta la polemica, no? Il ministro Alfano, vari sindaci. Ora, se il Parlamento un domani ti vara la legge
Poniamo che un Parlamento vari la legge sul matrimonio degli omosessuali, sulle adozioni omosessuali. Che fa? Che fa il nostro presidente Sergio Mattarella, che è cattolico, credente e praticante? Che fa? Che fa? Fa come Papa Francesco? Papa Francesco ha detto che anche gli atei vanno in paradiso. Il presidente Sergio Mattarella potrebbe ritenere che se gli atei vanno in paradiso, in paradiso ci potrebbero andare anche gli omosessuali. E sono tanti i problemi che attendono il nostro presidente Sergio Mattarella, nel confronto del quale io ho tanta ammirazione, va bene? Tanta ammirazione, perché egli è cattolico e praticante e vive con la certezza che un domani andrà in paradiso per l'eternità. Sì, però per i cattolici non c'è soltanto il paradiso per l'eternità, dicono anche che ci sia l'inferno per l'eternità. Sarebbe bello sentire esprimersi Sergio Mattarella su questa faccenda, che Papa Francesco ha detto che anche gli atei vanno in paradiso, e magari egli un domani potrebbe dire che se Papa Francesco ha detto che anche gli atei vanno in paradiso, e non si capisce perché un Presidente della Repubblica, cattolico e praticante, non possa dire una frase altrettanto bella, e dire cioè che anche gli omosessuali vanno in paradiso. Va bene, cari amici, io cosa volete che vi dica? Questo è il mio modo di pensare, perché io sono l'autore di quest'opera e sono certo che se il Presidente Sergio Mattarella la potesse conoscere quest'opera, magari chiederebbe che venisse adottata in tutte le scuole della Repubblica Italiana, va bene? Ok, cari amici, grazie, e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.